Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento dedicato all'eroe del 2020, il nostro Ludwig van Beethoven. Saluto Stefano Ligorati, come sempre in collegamento. Ciao Massimiliano e ciao a tutti. Saluto il pubblico anch'io. Oggi parliamo della settima sinfonia di Beethoven, la maggiore opera 92. Come sempre mi piace farvi i fatti miei. Nel senso che, vabbè, per me questa sinfonia è legata a ricordi che vanno sempre nel passato. Insomma, 20 anni fa, poco più di 20 anni fa, fu il brano che diressi quando ebbi l'avventura, la fortuna di vincere il primo premio al concorso Fitelberg, e la giuria scelse proprio questo brano per il concerto dei premiati. Per cui è un brano che amo come tutti gli altri, come tutte le altre sinfonie, anche per questa ragione, ma per varie ragioni anche per questa. La sinfonia venne rappresentata nel 1812, venne eseguita nel 1812 a dicembre. C'è un bisticcio di date, alcune fonti riportano 1813, altre 1812, ma probabilmente è legato a un errore di stampa per quanto riguarda la prima edizione a stampa di questa sinfonia. Di fatto è stata rappresentata nel 1812 in un concerto dove il programma non era così corposo come abbiamo visto altre volte, veniva eseguita soltanto la Vittoria di Wellington, sempre di Beethoven, e la settima sinfonia in prima esecuzione assoluta. Il patron del concerto era questo strano tipo di nome Johann Nepomuk Mälzel, il famoso inventore, cioè famoso perché inventò soprattutto il metronomo, ma pare che fosse un personaggio molto eccentrico, un inventore prolifico. Inventò anche uno strano strumento che sembrava una sorta di sintetizzatore ante litteram che si chiamava Panarmonicon. O una sorta di intonarumori, non lo so, di marinettiana memoria 100 anni prima, ma comunque, insomma, un personaggio vulcanico definito meccanico di corte a Vienna e che appunto organizzò questo concerto di beneficenza patriottica dove inserì la vittoria di Wellington che veniva eseguita nella versione per orchestra, ma comunque lui l'aveva commissionata a Beethoven per far sentire le potenzialità del suo Panarmonicon, per l'appunto, e poi la settima sinfonia. Io ho una personale teoria sul ciclo delle nove sinfonie di Beethoven, che ho sviluppato tra l'altro anche in questi giorni, parlandone con voi. È vero che è un blocco unico, però tra la quinta e la sesta, o perlomeno fra il primo blocco, prima quinta e il secondo sesta nona, c'è un cambio estetico, un cambio in direzione estetica, di estetica musicale molto netto. Cioè, se vogliamo vedere il primo blocco delle prime cinque sinfonie come una sorta di come dire, un percorso catartico, presa di coscienza di sé, del proprio destino e relativa accettazione e superamento, come noi sentiamo proprio alla fine della quinta sinfonia, sembra proprio di sentire un aereo supersonico che supera se stesso, che supera la velocità del suono, che supera se stesso in un certo qual modo. Ecco, finita la quinta, cominciano gli esperimenti, la sesta. O saggi o esercizi, come vogliamo chiamarli. La sesta è un saggio di filosofia, abbiamo visto l'ultima volta. La settima vedremo oggi come quasi sempre un saggio, un esercizio sul ritmo. L'ottava sarà un saggio di stile, un esercizio di stile, e la nona una sorta di messaggio più che saggio per l'umanità, così come è stato già detto tante volte, come avremo modo di dire, un testamento per l'umanità con l'arricchimento della voce che Beethoven inserisce, caso unico, nel suo ciclo di sinfonie, quasi come per dire: se non lo capite in musica, ve lo dico anche a parole. Dovete essere migliori, dovete essere fratelli, dovete stare in armonia, eccetera. Per cui, parlando proprio di questa settima, avevo accennato prima un saggio sul ritmo
è stata definita anche qui nei modi più disparati. Apoteosi della danza l'aveva definita Wagner, ma in un certo senso sì, ma in un certo senso anche no, perché non si parla di danza nel senso di ballo. Tra l'altro c'è un aneddoto che devo dire non conoscevo, ho scoperto in questi giorni, e pare che durante una serata forse anche un po' alcolica a Palazzo Vendramin a Venezia, Liszt eseguì dei passaggi della Sinfonia numero 7 di Beethoven al pianoforte e Wagner si mise addirittura a danzare. Ecco, oggi Stefano, quando suonerai, io non mi metterò a danzare, insomma, io non sono Wagner, tu non sei Liszt, in questo caso meno male, ma insomma, questo aneddoto pare che sia attestato dalle cronache del tempo. Forse avevano bevuto un po' tutti e due, ma comunque Schumann addirittura lo inserì un programma assolutamente apocrifo e direi anche gratuito, insomma, in cui addirittura sembra che ci sia una fanciulla che si sposa, per cui c'è la corte nuziale all'inizio, la marcia, la madre che si commuove, presumo nel secondo movimento, la cerimonia e il sì. Non so dove sia il sì, forse l'inizio del quarto movimento, ma questo era un programma totalmente gratuito che inserì Schumann a sua discrezione, ma ripeto, un po' strampalato. E non mancarono le critiche negative dopo l'esecuzione di questa settima sinfonia. Il solito Carl Maria von Weber, che abbiamo sentito dire nella quarta, un insieme di note, una nota qua, una nota là, una melodia qui, una melodia su, una melodia giù, e poi finalmente qualcosa, poi di nuovo il nulla. Ecco, qui dice: con questa sinfonia Beethoven si dimostra pronto per l'ospedale psichiatrico. Ecco, lui sa tutto. Wieck disse: non si può che riconoscere l'opera di un ubriacone. Un certo Krug la definì musica assurda, smodatamente sfrenata, un delirio in cui rimane appena traccia del melos e dell'armonia, del suono e della percettibilità. E chi suonò quella sera fu addirittura Louis Spohr, il famoso violinista, direttore d'orchestra, didatta, compositore, personaggio che la sapeva lunga, multiforme, il quale disse: le ultime composizioni di Beethoven sono piaciute straordinariamente, soprattutto la sinfonia in La. Il suo incantevole allegretto fu bissato due volte, anche su di me fece un'impressione profonda, fu un'esecuzione magistrale sotto il profilo dell'orchestra, a dispetto della direzione incerta e perfino risibile di Beethoven. Ecco, non è la prima volta, vi avevo risparmiato altre critiche a Beethoven come direttore d'orchestra, ma avevo letto in particolare in merito alla quinta che Beethoven pare che dirigesse più il ritmo del tempo, insomma, faceva dei gesti, segnava il crescendo, il diminuendo, in modo che sì, forse fin troppo comprensibile al punto da diventare poi incomprensibile. Allora, se vogliamo riprendere il commento di Wagner e poi passeremo a sentire i brani, l'apoteosi c'è, ma insomma non è proprio l'apoteosi della danza, nel senso appunto, come abbiamo detto, del ballo, del movimento, è il ritmo che ha la sua apoteosi e, come dicevo, è uno studio sul ritmo, un saggio sul ritmo nel senso più nobile e più antico, quasi primordiale, quasi astratto, no, del termine. Un certo critico francese la definì, Edouard Churet, la definì e definì il ritmo nella settima come qualcosa che si dispiega nella sua forza audace e nella sua fiera bellezza. Ecco, in questo forse coglie nel segno questo Churet. I ritmi scelti sono quattro diversi, o meglio il metro che sceglie Beethoven per ognuno dei quattro movimenti, esclusa la lunga introduzione che ascolteremo, sono quattro e derivano direttamente dai piedi della poesia antica greca e latina. Nel primo movimento c'è, ripeto, questa amplissima introduzione che non è più la tecnica preparatoria della prima, della seconda, ma è quasi una sinfonia nella sinfonia, un movimento molto articolato. Qualcuno addirittura ha avanzato, ha detto che
è quasi più articolato e più variato di quello che poi succede nel resto del primo movimento, che in realtà è una ripetizione quasi ossessiva di questo metro o piede che abbiamo menzionato. Allora, vediamo adesso per ciascun movimento che metro Beethoven usa. A partire dal vivace, cioè dalla battuta 63 del primo movimento, sentiamo questo ritmo insistente che altro non è che un trocheo, cioè trocheo deriva dal greco e significa di corsa, trochaios, trochein, correre, per cui è un ritmo piuttosto veloce, composto da una nota lunga e una breve, lunga breve. Prima della breve c'è una piccola notina che introduce un movimento in più in questa scansione ritmica, ma in realtà quello che noi sentiamo è questo, per cui ta 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 ta, lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve, lunga, con in mezzo un piccolo levare della nota breve, naturalmente, che è poi quello a cui Beethoven ci ha già abituati all'inizio della seconda, ad esempio, eccetera. Allora, sentiamo questo primo movimento. Tra l'altro c'è anche un problema legato alla prassi esecutiva di questo vivace che sentiremo adesso, perché le orchestre molto spesso lo interpretano con questa prima nota, la nota lunga, sempre molto corta, il flauto e l'oboe, mentre Beethoven non scrive il punto distaccato, e se la si suona sempre pippidi pippidi pi così corta, l'effetto della nota lunga viene a mancare. Io personalmente chiedo ta 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 di allungare fino alla fine del suo valore questa nota, di modo che sia in contrasto poi con le due brevi o comunque con la breve che segue. Allora, primo movimento della settima sinfonia, lunga introduzione, poi partenza del vivace con questo metro trocheo, lunga, breve, lunga, breve, che sentiremo in maniera piuttosto definita, grazie sempre all'intervento di Stefano. Prego.
Grazie Stefano. Ecco, e come si sviluppa questo movimento, questo primo movimento, senza in realtà quella antinomia che era ancora così netta nella quinta, già un po' meno nella sesta per altre ragioni, ripeto, più filosofiche, ma anche qui non sentiamo un vero primo e secondo tema, il secondo tema contrastante, più edificante, come si dice sempre. C'è questo ritmo ta-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 ta che continua, e come sentiremo anche nello sviluppo, incessante, e non ci fa sentire in realtà, sebbene ci siano piccole differenze fra una prima e una seconda idea, non ci fa sentire questa antinomia, questo contrasto così netto. Tra l'altro avete sentito che poco prima della fine dell'introduzione lenta si sente ancora la cellula... la cellula ritmica che era quella della quinta, per cui da qua poi si dipana, le note diventano sempre meno fino a rimanere solo queste tre, anzi queste due, lunga e breve, ta 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 ta, con questo primo levare, che tra l'altro è lo stesso incipit, ritmicamente parlando, dello scherzo della nona di Beethoven, dove io gioco sempre a dire che lui ha pensato alla parola timpani, e di fatto suonano i timpani in quel punto, timpani, 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 pam, pa, 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 eccetera. Poi lo vedremo e daremo del filo da torcere a Stefano, che ci coadiuverà come sempre. Allora Stefano, passiamo a quel secondo frammento del primo movimento per far sentire come in realtà anche alla fine dell'esposizione, cioè all'inizio dello sviluppo, parte forse la più impervia di tutte quelle che ha suonato Stefano fino adesso nella trascrizione pianistica, Beethoven insista con questo ritmo trocheo, tam, pa, 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 lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve, lunga. Prego Stefano. Grazie, e qui si arriva a una piattaforma di Do maggiore. Ecco, avete sentito che abbiamo l'impressione che melodizzi Beethoven, no? Perché mi fa sol la si do re do si la so fa mi re do, sale, scende, ma c'è sempre non sotto il ritmo, cioè non c'è un ritmo nelle parti basse dell'orchestra e sopra c'è la melodia. Anche i violini primi cantano mantenendo sempre questo ritmo, è una melodia continuamente spezzata e che non prescinde mai da questo ritmo insistente, lunga, breve, lunga, breve, lunga, breve, lunga, cioè il trocheo greco, dalla poesia greca e latina. Passiamo a questo punto al secondo movimento, senz'altro. Il secondo movimento è molto celebre, è un allegretto, c'è un tempo di metronomo scritto in maniera molto precisa anche qua, non è un moderato, non è un largo, non è un larghetto, è proprio un allegretto, cioè non troppo allegro potremmo definirlo, ma è parente più dell'allegro che non del largo, larghetto o del moderato, per cui lui vuole dirci che questo tempo deve andare, deve viaggiare, non è certo una marcia funebre, purtroppo abbiamo degli esempi nella storia dell'interpretazione non recente ma del passato che insomma ci portano a così a pensarlo come un movimento triste, funebre. In realtà c'è della malinconia, c'è una, forse una nostalgia, ed è l'unico punto della sinfonia che può tradire un legame forse autobiografico, un richiamo autobiografico. Di fatto Beethoven in quegli anni, in quei mesi, terminò la sua storia d'amore con Therese von Brunswick, per cui questo portò a dei tormenti interiori, l'uomo era piuttosto sensibile, per cui non era certo
morto un papa se ne fa un altro, ne lasciate perse tutti i luoghi comuni. Ed evidentemente ha sofferto molto e questo è anche testimoniato dalle sue lettere. E allora ecco, c'è forse questa nostalgia, questa malinconia, ma forse sono io che voglio dare un significato che non ha. Di sicuro il ritmo anche qui è chiaro e incessante, in questo caso abbiamo il ritmo dattilo e sentiremo Stefano ce lo estrinsecherà in un minuto. Il dattilo che cos'è? È un piede, un metro in cui abbiamo una lunga e due brevi. Ta 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 ta. Un dattilo e, se vogliamo, uno spondeo nella misura successiva perché abbiamo due lunghe. Comunque, il dattilo si chiama dattilo perché sembra un dito. Prima falange e le due falangi più corte, per cui la prima più lunga e le due più corte. Ecco, così era stato denominato prendendo spunto dal dito. Direi che possiamo passare direttamente all'esecuzione. Sotto a questo ritmo, o sopra, a seconda dei punti di vista, a un certo punto prende forma da lontano una melodia che non è ritmata in questo caso come lo era nel primo movimento, che alla fine avrà la meglio, nonostante i fiati continueranno a marcare questo ritmo, dattilo spondeo, dattilo spondeo. La melodia dei primi violini sarà cantata fortissimo appunto da tutta la sezione dei primi violini, e chiedo a Stefano proprio di arrivare fino lì e poi di passare alla seconda idea come ci eravamo accordati. Prego Stefano, secondo movimento, settima di Beethoven. Thank you.
Grazie, benissimo. Avete sentito il punto in cui si è fermato Stefano, è proprio il punto in cui cambia atmosfera e ci sono il clarinetto e il fagotto che enunciano questa vera e propria seconda idea e c'è anche un cambio di tonalità, e avete sentito, di tonalità e di modo. La melodia però, il prevalere di questa melodia anche al nostro orecchio non impedisce a Beethoven di non dimenticarsi del ritmo sotto. Per cui, come giustamente Stefano ha sottolineato, i contrabbassi e i violoncelli continuano a marcare il ritmo della lunga, breve, breve, lunga, breve, breve, ma pizzicando le corde e non suonandole con l'arco. Puoi farci sentire, Stefano, anche se possibile, le terzine dei primi violini che commentano quello che succede sopra col clarinetto e fagotto, come per dar il sempre il... Prego, prego. Grazie, cioè c'è sempre un motore che si muove sotto, abbiamo anche un nuovo motore che è costituito da terzine dei primi violini, ma la base è sempre la lunga breve breve del metro dattilo con cui avevamo iniziato il movimento. Io non so, Stefano, adesso ti chiedo, tu credi che sia fondamentale, io non lo so, a seconda dei momenti sia, in altri momenti no, lavorare con, tu che sei anche direttore d'orchestra, con gli archi suggerendo delle arcate o dei colpi d'arco, non so come tu sia abituato a lavorare perché ti conosco ancora poco. Solitamente io preferisco che sia il primo violino a suggerire delle arcate. Se poi ho delle idee profondamente diverse, allora suggerisco magari una variante. Però ho visto, almeno in quella che è la mia esperienza, che a volte ci sono un po' di contrasti quando il direttore mette le arcate. Poi non sono uno strumentista d'arco, anche se magari mi faccio suggerire da qualche collega, però appunto sono dell'idea che sia meglio che il primo violino si occupi di questa esatto, cosa. Esatto, no, io sono concordo e sottoscrivo, sono perfettamente d'accordo. In questo caso forse all'inizio si potrebbe provare non provare a chiedere solo come esperimento non il classico lunga, breve, breve, lunga, breve, breve, per cui arcata in giù per la nota lunga e le due brevi in su, ma si può provare a seguire lunga, breve, breve, lunga, lunga, cioè provare a farne ta, 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 pa, 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 farne due, insomma, una in su e una in giù e poi di nuovo trovarsi in su sulle due lunghe della battuta successiva, ma qui stiamo entrando in un campo minato, per cui, come dice Stefano, è meglio lasciare fare a loro. Però si possono fare molti esperimenti su questo primo incipit che sembrerebbe abbastanza schematico, poi vabbè, comincia il contrappunto e il discorso cambia. Andiamo avanti con gli ascolti e andiamo avanti senz'altro con il terzo movimento. È un presto che io appunto non mi sento di definire scherzo, perché è un po' come quello che abbiamo già visto nella quarta sinfonia, è un doppio scherzo, la struttura è doppia, il trio ritorna due volte, non solo una volta in mezzo al brano, il ritmo, il metro che usa Beethoven, a parte le prime due battute introduttive, è il cosiddetto tribraco, cioè noi sentiamo ta 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 ta, sono tre brevi ripetute per ogni battuta. Tribraco, vabbè, significa proprio treis brachus, insomma tre brevi dall'antico greco. Per cui
ta-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 ta. In ogni battuta ci sono tre note brevi. Brevi risultano brevi perché il tempo è molto veloce e sono anche staccate. In questo caso lui scrive il puntino di staccato perché devono essere anche proprio corte come articolazione, non solo perché il tempo è veloce. E è lo stesso che poi ritroveremo anche qua nel già citato scherzo della nona di Beethoven, nella nona sinfonia per l'appunto. Allora, sentiamo Stefano l'incipit del presto e poi magari quel secondo frammento che ti avevo chiesto. Grazie. Ecco, questo poi viene ripetuto due volte. La struttura è molto articolata, anche la strumentazione di questa sinfonia è molto articolata. Nel frammento successivo poi entreranno prima i celli, poi le viole, poi i secondi, poi i primi, poi i fiati. Cioè, è quasi è una struttura molto, molto quartettistica, se vogliamo, in cui ogni sezione ha una funzione precisa e non solo una accompagna e l'altra canta, un po' come avevamo visto nel secondo movimento, anche se comunque anche lì si parla di soggetto e controsoggetto, non semplicemente di soggetto accompagnato. E anche la divisione delle battute non è sempre così regolare. A un certo punto ci sono tre battute invece che sempre gruppi di 4, 4, 4, 4, che dà un'idea di zoppo. Anche lì, anche prima di A ci sono tre battute, ma c'è sempre questa scansione pa, 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 che è molto più veloce, era la stessa che sentivamo nel terzo movimento anche della quinta sinfonia, con quel pa 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 pa, anche lì era un tribraco un po' più lento. Sentiamo invece che cosa succede, Stefano, nel trio, anche se mi risulta un po' difficile chiamarlo trio per tutto quello che succede, non sono certo solo tre strumenti che suonano, e infatti lui non scrive neanche più trio, scrive solo assai meno presto. Il tempo cambia da 132 a 84, però questo assai, ritorno forse a considerarlo in senso latino, come avevamo già detto, ad satis, cioè abbastanza meno presto, non è molto più lento questo trio, altrimenti le proporzioni vengono fraintese e diventa una parte centrale, un trio troppo lungo rispetto alla parte veloce invece di questo terzo movimento. Assai meno presto, un po' meno presto, diciamo, abbastanza meno presto, quanto basta? E facciamo sentire, grazie a Stefano, che cosa succede in questo assai meno presto. Eccetera, per cui corale, un po' pastorale anche qui, chissà Schumann nel suo matrimonio della fanciulla che cosa si immaginava che succedesse in questo punto, meglio non saperlo. Anche qui purtroppo la tradizione introduce dei rallentando, delle cose che non andrebbero fatte perché, ripeto, poi cambia la struttura, si distoglie l'attenzione da quello che deve essere. E poi alla fine di questo assai meno presto tutto sparisce in un 3P, per cui non solo pianissimo ma ancora più piano di pianissimo, e riprende il tema dello scherzo del terzo movimento con di nuovo il famoso tribraco di cui abbiamo parlato, le tre brevi, poi riprende ancora l'assai meno presto e chiude con una coda molto serrata il terzo movimento, e si passa direttamente, per una tradizione in questo caso che io seguo, attacca subito il quarto movimento senza aspettare che il pubblico tossisca, pensi, si accorga che è finito il terzo. Si comincia con una cosa decisamente diversa, ma senza lasciare troppo spazio fra il terzo e il quarto movimento. E questo allegro con brio, come si sviluppa? Qual è il quarto dei piedi, dei metri che Beethoven usa? Come abbiamo detto prima, a mio parere
lo spondeo, cioè ci sono due lunghe e vedremo in che modo, è un po' nascosto in questo caso, ma c'è. Però le prime battute, questa velocissima introduzione, sono in realtà fondate su un velocissimo dattilo, perché tam patatam, tam patatam, abbiamo una breve, una lunga e due brevi, anche se quella lunga è già breve perché il tempo è molto veloce, e le due brevi con una nota in più di arrivo saranno ancora più veloci. Puoi far sentire, Stefano, solo le prime battute prima dell'inizio del vero e proprio. Ecco, prova a far sentire se è possibile senza l'arrivo, cioè solo tam pa pam. Esatto, per cui lunga, breve, breve, anche se il tempo è molto veloce, più una piattaforma di arrivo. Allora adesso ti lascio andare avanti e direi suoniamolo e poi vi spiego perché secondo me sotto a tutto il quarto movimento ci sono... C'è una scansione di due lunghe, due lunghe, due lunghe sempre uguali, anche se un po' meno evidente che prima. Prego. Bravissimo Stefano, guarda, meglio dell'orchestra, bravissimo. In realtà dico meglio dell'orchestra perché grazie alla tua esecuzione il mio discorso appare più chiaro, perché voi avete sentito con quelle fioriture della mano destra che sono in realtà dei primi violini, parabarabarabam, 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 sotto c'è ra, ta, 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 sotto vuol dire i violoncelli, i contrabbassi e anche... i corni, le trombe, i timpani, che ci fanno sentire due note per battuta lunghe, pa, 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 per cui ecco lo spondeo, due note lunghe, spondeo si chiamava così perché la parola spondè in greco significa libagione e questo era il metro che usavano i greci nei carmi dedicati appunto che accompagnavano le libagioni. E di fatto qua c'è un po' anche... vabbè, libagione in un altro senso, il liquido forse un altro, ma allora questo spondeo per quelle due lunghe si sentono in realtà anche in quel frammento che chiedevo a Stefano di aggiungere più avanti, a battuta 54, prego. Grazie. Ecco, e voi avete sentito questo ta pa 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 pa, ma se togliamo di nuovo quella piccola nota che c'è fra in mezzo alla battuta e alla fine della battuta, noi sentiamo ta 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 ti 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 ta 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 ti ti to to to, per cui anche qui l'effetto è di due colonne per ogni battuta, la battuta è questa ta pam pam e in mezzo sentiamo pam 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 pam, per cui sempre due note lunghe con un'aggiunta piccola di, come si dice, un levare che è sempre lo stesso levare che abbiamo sentito, ripeto, già all'inizio della seconda sinfonia e non solo. Ecco, per cui possiamo anche chiudere il nostro discorso sulla settima. Avete visto come un po' come farà poi Ravel molti anni dopo. Ravel prende solo un ritmo che è nel bolero il famoso tam patatatam patatatam pam pam papapapam pa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 m e va avanti così per tutti e 20 minuti, naturalmente all'inizio è solo un tamburo o due tamburi e poi si aggiunge mano a mano tutta l'orchestra con la melodia famosa che tutti conosciamo divisa in due frasi, in due periodi. In questo caso Beethoven prende invece quattro ritmi, quattro metri, e li ripetiamo: il trocheo, il dattilo,
il tribraco e lo spondeo, e da queste piccolissime cellule costruisce un capolavoro che dura 40 minuti, o insomma mezz'ora, a seconda poi se si decide di fare le ripetizioni o no che lui suggerisce, e conclude così il suo secondo di questi saggi. Allora, il primo dedicato alla filosofia, il secondo dedicato al ritmo, e poi nel prossimo appuntamento parleremo dell'ottava, l'esercizio di stile, e poi nel messaggio all'umanità, con cui chiuderemo i nostri incontri con la Nona Sinfonia. Io vi ringrazio ancora dell'attenzione, spero come sempre di non essere troppo tecnico, di essere soprattutto chiaro. Ringrazio Stefano, che mi riprometterò di coinvolgere un po' di più la prossima volta, insomma dipende un po' anche dall'argomento di cui si tratta, per me non è, lo sapete, già l'ho detto all'inizio, non è facile dover sintetizzare i miei pensieri e tutto quello, e non dire tutto quello che è già stato detto su queste sinfonie. Vi ringrazio dell'attenzione, ciao Stefano. Grazie, ci vediamo, e grazie a tutti. Ci vediamo per il Fa maggiore dell'ottava fra qualche giorno. Grazie a tutti.